Ciao ragazzi, come state? Sono riuscita ad andare a fare un piccolo e veloce giro da Primark e come vedete ho acquistato un pochino di cose e come potete vedere è tutto quasi su Stitch Forever, anzi Team Stitch come dicevo con una ragazza nei commenti che mi aveva scritto io sotto un video. Allora, vi faccio vedere. Allora, ho trovato tante cose in sconto ed effettivamente ne ho presa solo una in sconto. Vabbè, dettagli. Allora, ho trovato della serie Beauty questo praticamente un ice roller, va messo in frigo, credo, sì, non in congelatore. È un rullo massaggiatore effetto ghiaccio. Telefono a portata dei bambini. No, non c'è scritto. Però in teoria, datemi conferma anche voi, se questo è il frigorifero, vediamo se mette a fuoco, la parte alta è il frigo, la parte bassa è il congelatore, quindi penso che vada in frigo solo il roll. Comunque questo costava 6 euro e scontato a 2 euro. E la prima volta, cioè quando era uscito l'avevo visto e mi ispirava parecchio, però 6 euro mi sembravano un po' troppi. Però guardate che carino, have an ice day, quindi hai una giornata gelata. Comunque sono molto contenta, c'è scritto che si stacca, si toglie così e basta, non mi sembra strano. Vabbè, però alla fine se si mette tutto insieme in frigo penso che non cambi niente. Comunque, molto carino. Poi ho comprato un'altra borsa. Sapete che io adoro queste borse riutilizzabili. Ormai uso solo queste, non compro mai borse al supermercato. Le compro solo da Action, quando ci sono quelle stagionali, perché costano poco e sono super belle, anzi peraltro le sto anche collezionando, tanto per cambiare. E è uscita questa nuova serie di Stitch, queste costano 3,50 euro, Feature Artwork by, non riesco a leggere il nome, vediamo se c'è scritto, no, non c'è scritto. Mi sto trovando veramente bene, questa mi pare già la terza di Stitch, ovviamente con fantasie diverse. Sono molto pratiche anche perché, guardate, gli hanno fatto il gancetto che rimane attaccato alla borsa, quindi poi le hanno fatte anche più larghe, quindi sono veramente super comode. E questa è total blu con le varie stampe di Stitch. Molto carina. Oh, che carino questo Stitch, non l'avevo mai visto. Bella, quindi sì, sono molto soddisfatta. E di questa serie, come vi dicevo, oltre a quella di Stitch, altre due di Stitch, ecco, ho presa quella di Monsters & Co, che è bellissima. Poi Monsters & Co, non mi ricordo, perché ne ho alcune, tinta unita, ne ho veramente tantissime. Infatti ho detto meglio che faccio un po' di cernita, quelle più vecchiotte che ormai iniziano a rovinarsi, ad aver buchi, cioè qualche buchino che si sta rompendo, faccio un po' di cernita. Comunque molto contenta anche di questa. Poi vabbè, ve lo sarete chiesto subito dalla copertina, finalmente sono riuscita a prendermi questo Stitch. È dall'anno scorso che lo desidero, cioè veramente wow. E praticamente è la borsa, per mettere la borsa dell'acqua calda, vedete, eccola qua, si riempie di acqua e poi si mette dentro Stitch, e quando avete mal di pancia abbracciate Stitch e sentite calore. È una da 750 ml. E leggevo le altre volte che ci sono tante indicazioni al riguardo, però insomma se la acquistate potete vedere anche voi. Costa 12 euro, è un buon prezzo devo dire.
Comunque sono molto contenta. Tra l'altro stavo pensando, visto che avevo letto appunto tante cose che non mi piacevano su queste borse dell'acqua calda, tipo che bisogna stare attenti, non tanto alla fuoriuscita, ma non mi ricordo, comunque non lo so, dopo rileggerò magari se hanno cambiato qualcosa. Stavo di fatto che stavo pensando di prendere, sapete, quei quadratini tipo o con i semi di ciliegio o anche quelli elettrici, e poi lo metto dentro Stitch. Così lo utilizzo ed è troppo carino. Cioè, guardate che posino adorabile. Poi ho preso anche l'ultima cosa di Stitch, sono questi adesivi. Ce ne sono più di 500 ed è sempre questo, penso Steve von boh, non si capisce. E mi piace tanto perché oltre ad essere tanti adesivi, c'è anche l'ilo. Guardate. Gli adesivi sono sempre gli stessi, cambia soltanto lo sfondo, quindi non so se volete fare qualcosa a tema viola, cioè in base ai colori, però sono gli stessi. Questo è un po' deludente, devo dire. Anzi, e poi abbiamo anche l'alfabeto e i numeri. Però mi piaceva tanto perché c'è l'ilo. Potevo mettere qualcosa di più di Lilo, non soltanto due immagini, magari qualcuna in meno di Angel. Angel non lo so perché non mi piace tanto, boh, non lo so. Però comunque carino, il prezzo appunto 2,50€. Poi ho trovato questa cosa qua, è un, come lo chiamano loro, shower caddy, sarebbe da mettere in bagno. Quindi diciamo un contenitore, diciamo, l'organizer, come lo chiamano in italiano, vediamo. Supporto da doccia, no, mensola da doccia lo chiamano in italiano. C'era così in verde o in bianco, mi pare. Non so se c'erano altri colori, non li ho visti. Costa 3,50€. E io l'ho preso perché stavo valutando l'idea. Beh, anche non è tanto grande, quindi ci potrebbe anche stare. Aspettate, vi alzo un attimo la videocamera così magari lo vedete meglio. Vedete, allora qui si appende o si porta anche in giro. Pensavo di mettere qualcosa per lo scrapbooking, tipo non so, se faccio un set di qualcosa metto tutto insieme, o magari decido, non so, questa settimana voglio fare, non so, stile vintage, mi preparo già le cosine. E secondo me lo trovo veramente molto utile, mi piace, sono contenta di averlo preso. Anche il colore non mi dispiace, se c'era blu preferivo, ma il verde, verde militare, questo mi piace. Ultima cosa che ho preso, ecco, questa, anche questa è scontata, questa l'ho presa dopo, perché l'hanno messa scontata dopo, stavano cambiando i prezzi praticamente quando sono arrivata, quindi poi sono tornata dopo aver fatto il giro del centro commerciale. E questo, non lo so, è un astuccio direi, di Mickey Mouse, costava 10€, l'ho pagato 4€, quindi con lo sconto del 60%, e mi piace perché lo voglio utilizzare come astuccio. E guardate come, allora, togliamo via la plastica, c'è questa parte fatta così, quindi chiusa, con delle taschine, e poi abbiamo un'altra zip invece, qua da mettere, diciamo forse più per il trucco, diciamo anche i pennelli, però io la vedo, visto che ho un astuccio che uso magari per fare determinate cose, quindi ci sono già catalogate le penne, i colori che mi servono, allora pensavo di utilizzare questo, che così tac, prendo e faccio quello che devo fare. Poi abbiamo anche un'altra taschina qui. Allora, Topolino non è fra i miei preferiti, però ho visto che c'era solo questo modello fatto così, e per il prezzo che costa va bene anche Topolino, insomma. Comunque sì, sono molto molto contenta. Allora, visto che ho fatto abbastanza in fretta a mostrarvi queste cose, vi faccio vedere anche quelle poche cose che ho acquistato da Action. Sono stata anche da Action e per la prima volta ho speso solo 8€, ragazzi, quindi veramente un applauso a me. Allora, ho preso la cosa che mi piace di più in assoluto, adesso ve la mostro, è questo set, un DI Creep Paper Flower,
per creare questo bellissimo mazzo di fiori con la carta crespa. Questo kit costava 2,99 euro, quindi veramente è un prezzaccio. Ci sono tutti appunto le istruzioni e anche i template per tagliare i petali dei fiori, quindi veramente è molto molto carino. Poi ho preso questa penna, è un eyeliner 2-in-1 stamping di questo verde Galactic Aqua, si chiama, bellissimo, ed è anche waterproof con dovrebbe essere un colore metallizzato. Allora lo apriamo subito. Ci sono diversi colori con diverse immagini, praticamente da un lato c'è un pezzo di colla. Allora, da un lato abbiamo lo stamping che proverò a fare qua. Bello, molto molto carino, mi piace. Sì, devo dire che è veramente molto bello. Quindi c'è lo stamping e dall'altro lato abbiamo la penna, che non è male, anzi me la metto un attimo, non voglio farla qua perché poi magari non riesco a farla andare via. Wow, bella, scrive anche molto bene, guardate, wow, c'erano quattro diversi colori, sì, infatti non va già più via, ragazzi, vabbè, quello delle stelline mi piace comunque. Allora c'era il viola, viola, rosa, colori metallizzati comunque. Il prezzo di questo è di 1,29 euro. Allora, volevo farvi vedere dall'app di Action. Vediamo se la trovo. Eccola qua. E perché questo non l'avevo selezionato tra i preferiti? Allora, cosa stai cercando? Lo puoi cercare anche tramite il codice a barre, quindi stiamo prima. Eccola qui, 1,29 euro. C'è questa viola con il fiorellino, poi la blu con la luna, la rosa con il cuore, fucsia diciamo. Questa è quella che vi ho fatto vedere, che tra l'altro, cioè, notate, sembra quasi un colore diverso, sembra più un azzurro qua. E che tra l'altro, eccola qua. Sì, non rende tanto dalle foto. Comunque potevano mettere qualche immagine dello stamping per far capire come era. Perché qua scrivono eyeliner styling, stencil, scusate. 2-in-1, punta in feltro e stencil per un'applicazione precisa, varie forme e colori. Sì, non dice altro, comunque 1,29 euro e mi sa che prenderò anche gli altri, perché sono veramente molto molto carini. E ovviamente bisogna un attimino stare attenti a come se la mette sull'occhio, vedete? Qua allora hanno fatto un esempio mettendo, metto a fuoco, sì, mettendo la linea e poi facendo le tre stelline. Poi, altro articolo, vabbè, giusto vi faccio vedere, ho preso queste, sono una coppia di tovagliette, in bambù dovrebbero essere, sì, perché voglio crearmi delle scatole tipo questa, aspettate, l'ho messa qui, che ho comprato da Tiger, vedete? È molto molto carina per la divisione anche degli adesivi, però voglio crearla non con questo perché secondo me è un po' scomodo fare così, devo trovargli un'altra apertura. Comunque l'idea mi sembra abbastanza semplice, nel senso basta tagliare, prendere dei pezzi di legno e crearla. Questa costava 1,50 euro, se vi può interessare, da Tiger questo. E poi ho preso questi quattro set di adesivi. Bellissimi. Allora, vengono questi 79 centesimi l'uno e ci sono due fogli praticamente. Allora, c'è questo Your Magical Being, bello. E guardate, sono anche un po' in rilievo con decorazioni. E poi abbiamo la parte così. Poi abbiamo questo. Molto bello,
credo di non averne preso nessuno doppio, non sono sicura sinceramente, perché ne avevo già acquistato uno o due, però non mi ricordo, quindi penso che siano quelli nuovi questi. Comunque sono veramente molto belli. E quest'altro così. Notate anche lateralmente quanto è bella la striscia tipo washi tape da abbinare. E poi questo. Con le civette e le lune. Veramente molto molto bello. Quindi sì, sono molto molto contenta. Bene ragazzi, quindi questi sono gli acquisti che ho fatto, quindi a questo punto vi ho fatto vedere tutto ciò che ho preso tra Primark, Action e Tiger, quindi un bel qui va là. E sono stata anche brava perché effettivamente non ho speso, ho speso poco, quindi brava a me che non ho speso tanto. Bene ragazzi, quindi per questo video haul è tutto. Spero che queste cose vi siano piaciute, scrivetemelo giù nei commenti, vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi farebbe davvero tanto tanto piacere, tanto a voi non costa nulla. Io vi ringrazio ancora, vi mando un enorme abbraccio e ci vediamo al prossimo video, non mancate, ciao!